Sul caso Lega Russia, Palazzo Chigi spiega in una nota che Savoini era presente alla cena in onore di Putin a Roma perché il consigliere di Salvini, Claudio D'Amico, ne aveva sollecitato la presenza a Villa Madama per il ruolo di presidente dell'associazione Lombardia-Russia. Durissima la reazione del Partito Democratico. Gentiloni dice che Palazzo Chigi smentisce Salvini, che ora deve dimettersi, e Zingaretti rincara il governo spieghi tutto in Parlamento. Porti franchi nei diversi paesi europei e filtri sui visti. Il ministro degli esteri Moavero Milanesi anticipa in un'intervista al Corriere della Sera il piano migranti che l'Italia presenterà domani al Consiglio europeo per gestire l'emergenza dei continui flussi di profughi. Le proposte italiane sono porti franchi per gli arrivi, corridoi umanitari e regia collettiva. Stretta finale per definire la nuova compagnia di Alitalia. Entro le 18 saranno sul tavolo di Mediobanca le offerte degli aspiranti soci al salvataggio della compagnia. Il vice premier Di Maio ha chiarito che il governo non ha pregiudizi sui potenziali azionisti, aprendo di fatto all'ingresso del gruppo Atlantia, ma i tempi per valutare il piano industriale potrebbero essere più lunghi del previsto. Caccia all'uomo che ieri sera ha fatto irruzione in un locale di Savona, uccidendo l'ex moglie a colpi di pistola, dandosi poi alla fuga. Nella sparatoria sono rimaste ferite in modo lieve 3 persone, tra cui una bambina. Il killer, un 48enne disoccupato, aveva patteggiato una condanna a 3 anni per stalking nei confronti proprio della ex moglie. A New York un gigantesco blackout ha colpito l'area di Manhattan poco prima delle 7 di sera, 1 di notte in Italia. Pesanti i disagi per centinaia di migliaia di persone rimaste senza corrente, fermi i treni della metropolitana, semafori spenti, ascensori bloccati, l'energia è stata ripristinata dopo oltre 3 ore. Solo questione di ore l'ufficializzazione dell'olandese De Ligt all'Ajax alla Juventus, un affare da 70 milioni. Icardi ha lasciato il ritiro dell'Inter mentre il club nerazzurro prova a prendere Lukaku dal Manchester United. A Wimbledon tra poco la finale maschile tra il campione uscente Djokovic e lo svizzero Federer, che punta al record delle 9 vittorie. Buongiorno e buona domenica a tutti voi. Cominciamo dalla vicenda sui presunti fondi dalla Russia alla Lega, su cui sta indagando la Procura di Milano per corruzione internazionale. Salvini minimizza, ma in casa della Lega c'è nervosismo. Questa mattina il duro attacco da parte del Partito Democratico. Nel frattempo da Palazzo Chigi arriva un chiarimento sulla presenza di Gianluca Savoini alla cena di gala a Villa Madama a Roma durante la visita di Putin. Savoini, come saprete, è l'uomo chiave della vicenda e al momento è l'unico indagato. Dopo aver compiuto tutte le verifiche del caso, si precisa che l'invito del signor Savoini al Forum Italia-Russia è stato sollecitato dal signor Claudio D'Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del vicepresidente Salvini, il quale, tramite l'ufficio di vicepresidenza, ha giustificato l'invito in virtù del ruolo dell'invitato di presidente dell'Associazione Lombardia-Russia e ha chiesto ai funzionari del Premier di inoltrarla agli organizzatori del forum. La nota diffusa da Palazzo Chigi, un doveroso chiarimento, viene poi anche specificato, atterra a metà mattina sul caso Russia-Savoini e viene offerta come supplemento definitivo alle parole già pronunciate dal Premier Conte sulla presenza di Savoini all'ormai famosa cena di Villa Madama con Putin. Erano presenti tutti i partecipanti al forum. Come dire, per capire chi l'aveva invitato, rivolgetevi alla Lega, in particolare dunque a Claudio D'Amico, assessore alla Polizia Locale di Sesto San Giovanni nel Milanese, ma quel che più conta in questo caso anche responsabile sviluppo progetti dell'Associazione Lombardia-Russia e appunto consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del vicepresidente senatore Salvini, il quale D'Amico di Savoini non ha ancora parlato, ma essendo come lui parte attiva dell'Associazione Lombardia-Russia, difficile lo definisca un millantatore, come fatto invece da un leghista di peso come Claudio Borghi, voce isolata in un partito sostanzialmente accucciato finora sulla posizione del segretario vicepremier Salvini, irridente prima ancora che minimizzante sull'intera vicenda moscovita.
vicenda sulla quale indaga la magistratura e sulla quale l'escalation del PD arriva ora in zona di missioni. Palazzo Chigi smentisce Salvini su Savoini, scrive il presidente Gentiloni, in piena sintonia stavolta con Roberto Speranza di Liberi Uguali. A questo punto non basta riferire in Parlamento. Chi dice falsità per coprire truffe e truffatori non può fare il ministro dell'interno di un grande paese democratico. Più pesante ancora Zingaretti, il segretario del PD. Le vicende che riguardano il ministro dell'interno Salvini diventano ogni ora più gravi. Ho chiesto a nome del Partito Democratico alla presidente Casellati e al presidente Fico un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il governo su quanto sta accadendo. A farsi sentire, dopo il doveroso chiarimento di Palazzo Chigi, è però anche l'alleato di governo a 5 Stelle. A parlare Patuanelli, capogruppo del Movimento al Senato. La vicenda va chiarita meglio, dice lui. Sarà la magistratura a fare le indagini. Bisogna capire se Savoini ha effettivamente avuto un mandato per conto proprio o se è stato un millantatore. Su questo dalla Lega ci aspettiamo dei fatti. Così come un fatto per il Movimento 5 Stelle appare ora la convergenza col PD per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul finanziamento ai partiti, il cui iter potrebbe partire già domani in Parlamento, a patto che non sia concentrata solo sul Carroccio, deve riguardare tutte le fondazioni, specifica Patuanelli, tutti i finanziamenti a tutti i partiti. E a proposito di questo punto, Di Maio in un post è tornato a chiedere una commissione d'inchiesta non soltanto per la Lega ma per tutti i partiti. Su Facebook Di Maio ha scritto: quando il Parlamento chiama il politico risponde, perché il Parlamento è sovrano e lo dice la nostra Costituzione. Peraltro, quando si ha la certezza di essere strumentalizzati, l'Aula diventa anche un'occasione per dire la propria, difendersi e rispondere per le rime alle accuse se considerate ingiuste. E inoltre, sempre su questa vicenda, i senatori del Partito Democratico hanno invece chiesto formalmente alla Presidente Casellati di convocare in aula il Ministro dell'Interno nel più breve tempo possibile. Questo appunto per quanto riguarda la vicenda sui presunti fondi alla Lega dalla Russia. Poi c'è un altro tema caldo che riguarda l'immigrazione. Nelle ultime ore a Lampedusa ci sono stati altri due mini sbarchi di 21 migranti. Tutti sarebbero partiti dalla Tunisia direttamente oppure a bordo delle cosiddette navi madre. Adesso si trovano nell'hotspot di Lampedusa. E poco fa è stata segnalata la presenza di un altro barchino con 12-14 persone a bordo alla deriva vicino a Lampedusa. E intanto domani sarà illustrato dal ministro degli esteri a Bruxelles il piano italiano per gestire i flussi migratori. Tra i punti principali ci sono i corridoi umanitari e zone franche all'interno dell'Europa. Corridoi umanitari per i migranti che hanno diritto all'asilo politico e aree franche nei diversi paesi europei in cui far sostare quelli salvati in mare. Sono questi i punti principali della proposta sulla gestione dei flussi migratori che il ministro degli esteri Moavero Milanesi presenterà domani a Bruxelles ai colleghi europei, in accordo con il governo maltese. L'obiettivo è spingere non solo su una regia collettiva ed equa degli sbarchi, ma soprattutto affrontare il problema a monte, ovvero filtrare le partenze verso l'Europa all'origine nei paesi di provenienza, puntando sui corridoi umanitari. L'idea è questa. I migranti in fuga dalla guerra possono presentare domanda di asilo o di protezione umanitaria negli uffici europei presenti nei paesi in pace più vicini a quelli di provenienza, che vagliano la richiesta. Se quest'ultima risulta legittima, magari supportata da offerte di lavoro preventive, scattano i trasferimenti in Europa attraverso voli charter o comunque in condizioni di trasporto dignitose. In questo modo si ridurrebbero le partenze con i barconi in mano ai trafficanti di uomini. E questo è un punto. Come affrontare invece la questione sbarchi? È necessario superare Dublino, che vincola il dovere di accoglienza dei migranti al paese di primo approdo, insiste Moavero, e sul Corriere della Sera lancia la proposta dei porti franchi da aprire nei diversi paesi dell'Europa. Centri controllati in cui far transitare i profughi, ipotizza il ministro, per pochi giorni, in attesa della redistribuzione, la questione forse più spinosa.
Bisogna superare la tirannia dell'emergenza e dell'emotività e avviare invece un meccanismo strutturato che basi la ripartizione su criteri chiari e oggettivi. In questo caso, continua il ministro degli Esteri, le porte dell'Europa potrebbero aprirsi non solo ai rifugiati politici, ma anche a quelli economici e ambientali, ovvero a chi è costretto ad abbandonare il proprio paese per eventi climatici improvvisi come la siccità. Nel suo ultimo rapporto, la Banca Mondiale ha stimato che entro il 2050 86 milioni di persone si sposteranno all'interno dell'Africa subsahariana. Fondamentale poi la questione degli accordi di riammissione con i paesi di origine, indispensabili per i rimpatri. Oggi sono pochi e deboli, ma se l'interlocutore fosse l'Europa e non il singolo Stato, avremmo più peso negoziale. E poi in primo piano c'è sempre il dossier all'Italia, domani la scadenza ufficiale, ma questo pomeriggio entro le 18 Mediobanca dovrà ricevere le offerte dei futuri soci che vorranno far parte, che vorranno entrare nella cordata dove al momento ci sono Ferrovie, Ministero dell'Economia e Delta. Mancano poche ore alla chiusura del dossier all'Italia. Entro le 18 di oggi chi è interessato al rilancio dell'ex compagnia di bandiera deve presentare la propria offerta a Mediobanca, consulente di Ferrovie dello Stato che sta cercando di mettere in piedi l'operazione di salvataggio della compagnia e definire la cordata di soci. Da un lato è confermata la scadenza posta dal governo, quella di lunedì 15 luglio, giorno in cui sul tavolo del CDA di Ferrovie ci dovrà essere l'elenco delle lettere inviate dai potenziali soci. Quindi si saprà chi ci sarà e chi non nella cordata. Dall'altro lato c'è un'apertura da parte del ministro dello sviluppo Di Maio. Le domande da presentare entro oggi, massimo domani, potranno essere non vincolanti. Tempo ulteriore dunque in particolare per Atlantia, la holding dei Benetton, che è entrata in partita per ultima pochi giorni fa e che potrà valutare a fondo il progetto e verificare se esistono le condizioni per partecipare all'operazione, ma soprattutto analizzare il piano industriale e l'eventuale management. Si parla di un rinvio di 15 giorni per l'offerta finale, ma potrebbe slittare tutto a dopo l'estate. Tempo utile anche per gli altri candidati all'ingresso nella NewCo, che potranno approfittare dei giorni in più per gli approfondimenti sulla loro solidità finanziaria. Si tratta del gruppo Toto, già fondatore di Erwan, il patron della Lazio Lotito, e Germán Efromovic, azionista principale della compagnia boliviana Avianca. Ad oggi l'unica cosa certa è che il consorzio sarà a maggioranza pubblica, 35% di Ferrovie e 15% del Ministero dell'Economia. Il terzo soggetto in partita come azionista di minoranza è la compagnia aerea americana Delta Airlines. Secondo Bloomberg, che cita fonti vicino al dossier, sarebbe disposta a incrementare la propria partecipazione, inizialmente prevista al 15%, pari a 150 milioni. Potrebbe cioè avere l'opzione di acquisire in un secondo momento azioni di Ferrovie e Tesoro. Secondo il piano industriale di segnato da Ferrovie e Delta, la nuova Alitalia avrà bisogno di un capitale di 1 miliardo di euro. Il quarto pretendente dovrà mettere sul piatto circa 300 milioni. Tra poche ore sapremo perlomeno chi si candida per farlo, in che modo e con quali condizioni lo sapremo più in là. Non troppo però, nelle casse Alitalia ci sono poco più di 430 milioni, sufficiente al massimo per arrivare a fine anno. Oggi è il 14 di luglio, la presa della Bastiglia in Francia è festa nazionale. Ieri alla vigilia il presidente Macron ha annunciato la creazione di una forza militare nello spazio. Questa mattina la tradizionale parata, il presidente Macron però è stato pesantemente fischiato dalla folla. Ed è festa nazionale oggi in Francia. Nel 230° anniversario della presa della Bastiglia, evento simbolo della rivoluzione, le misure di sicurezza per i timori di attentati e proteste sono altissime. Sugli Champs-Élysées intanto sfilano nella tradizionale parata oltre 4.000 soldati, 197 veicoli, 237 cavalli, 69 aerei e 39 elicotteri. Il presidente Emmanuel Macron, che alla sua terza sfilata dalla sua elezione nel maggio del 2017, è sceso lungo il famoso viale parigino a bordo di un'auto militare, diretto verso il palco presidenziale a Place de la Concorde. In piedi, a bordo del veicolo, i generali seduti accanto a lui, Macron ha passato in rassegna le truppe, ma è stato fischiato sonoramente da una parte del pubblico. Al grido di dimissioni, dimissioni, il presidente è stato anche contestato da un gruppo di manifestanti con i palloncini gialli, riferimento forse alla protesta dei Gilets jaunes. Una volta sulla tribuna ufficiale, Macron ha salutato i numerosi funzionari presenti e con un bacio la cancelliera tedesca Angela Merkel.
Fra i presenti anche il presidente uscente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, mentre la premier dimissionaria britannica Theresa May ha mandato in sua rappresentanza il vice premier David Lidington. Non c'è il presidente USA Donald Trump, dopo 2 anni di presenza. Non c'è il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, impegnato a Napoli per la cerimonia di chiusura della 30ª Universiade. La parata militare di Parigi quest'anno è stata concepita nel segno della cooperazione militare europea e intanto ieri, alla vigilia della festa nazionale, Macron ha annunciato la creazione di una forza militare dello spazio che dovrebbe nascere già a settembre. Già l'inquilino della Casa Bianca aveva rivelato un anno fa di voler creare una Space Force e Mosca e Pechino, d'altra parte, hanno compiuto grandi passi avanti nel campo. Sia per Trump che per Macron, tuttavia, la strada non sarà spianata. L'investimento in quello che è considerato il campo di battaglia del futuro sarebbe molto costoso, per molti eccessivo rispetto ad altre priorità, se si considera che il Pentagono ha stimato di spendere almeno 8 miliardi di dollari in soli 5 anni. Macron, insomma, festeggia la Repubblica lanciando la Francia alla conquista delle stelle, sfida che condivide con le grandi potenze spaziali globali come Stati Uniti, Cina e Russia. E a proposito di Stati Uniti, con l'immagine andiamo a New York, perché ieri Manhattan per più di 3 ore è stata colpita da un blackout. Più di 70.000 persone sono rimaste senza luce. Guardate cosa è successo. Vagoni del metro fermi, cittadini intrappolati negli ascensori, luci spente nelle strade, niente semafori. È il risultato del gigantesco blackout che per 3 ore ha paralizzato ieri sera Manhattan. Dicevamo metropolitana bloccata, come documentano queste immagini. Semafori spenti con la polizia che si è messa a dirigere il traffico, in alcuni casi aiutata anche da semplici cittadini che si sono improvvisati vigili. Il sindaco De Blasio in Iowa per le primarie democratiche ha fatto subito ritorno precisando che non si è trattato di un atto intenzionale, escludendo il terrorismo in buona sostanza. La compagnia che gestisce l'energia a New York con Edison ha detto che 70.000 tra abitazioni e uffici sono stati interessati dall'interruzione dovuta ad un problema ad una sottostazione di smistamento, ma su questo sono in corso indagini, che ha interessato 6 linee di elettricità. Il buio nella Grande Mela ai meno giovani ha subito ricordato il grande blackout del 1977, casualmente proprio lo stesso giorno, solo che allora l'interruzione durò ben 2 giorni, il 12 e il 13 luglio, con l'esclusione nella parte sud dei Queens. Stavolta a mezzanotte, ora locale, l'energia era stata ripristinata. L'interruzione ha colpito anche il concerto di Jennifer Lopez al Madison Square Garden, costringendo l'evacuazione di decine di migliaia di spettatori, scene analoghe nei teatri di Broadway, dove in molti casi gli attori sono scesi per strade con molto spirito, improvvisando delle performance per chi aveva comunque pagato il biglietto. Anche questa, del resto, è New York. Restiamo negli Stati Uniti con un nuovo capitolo del caso dell'ex ambasciatore inglese negli Stati Uniti. Si era dimesso dopo la pubblicazione di alcuni rapporti riservati nei quali il presidente Trump veniva descritto con aggettivi piuttosto pesanti. Ebbene, ci sono nuove rivelazioni che riguardano ancora una volta il presidente Trump. Nel giorno in cui il Daily Mail pubblica le nuove critiche dell'ex ambasciatore britannico Kim Darroch nei confronti di Donald Trump e la sua presidenza, il Foreign Office annuncia di aver trovato la talpa che ha consegnato le opinioni segrete di Darroch alla stampa. Non si tratterebbe di un hacker, spiegano dal Ministero degli Esteri britannico, ma di qualcuno interno con accesso ai documenti del quale non è ancora stato fatto il nome. La nuova puntata della saga che ha messo in crisi non solo la diplomazia di Sua Maestà, ma anche la politica, riguarda i rapporti di Trump con Obama e l'accordo sul nucleare iraniano. Secondo l'ex ambasciatore a Washington, Trump è uscito dall'accordo sul nucleare con l'Iran solo per fare un dispetto a Barack Obama, dunque per motivi personali in quello che viene definito un atto di vandalismo diplomatico. L'ambasciatore in effetti torna su di un punto caratteristico di tutta la presidenza Trump, l'ossessione di cancellare il suo predecessore dalla storia. Cominciato fin dall'insediamento, quando il magnate newyorkese sostenne di avere battuto il record di Obama per numero di persone presenti, nonostante le foto provassero di gran lunga il contrario. Una strategia continuata con i primi atti pubblici, tutti volti a ribaltare per decreto le decisioni politiche di Obama, a partire da quelle ambientali e sull'immigrazione, fino all'annosa battaglia contro l'Obamacare che, nonostante ripetuti tentativi, Trump non è riuscito a spazzare via del tutto.
Un odio quasi atavico, quello di Trump nei confronti di Obama, che comincia 10 anni fa con la campagna al limite dell'insulto razzista per dimostrare che l'ex presidente non è americano. La rivelazione di oggi del Daily Mail è peraltro solo l'ultimo atto dello scontro diplomatico tra la Casa Bianca e l'ambasciatore britannico. Darroch nei suoi rapporti a Londra parlava di un'amministrazione disfunzionale, spaccata, inetta e incompetente. L'ambasciatore matto che il Regno Unito ha imposto agli Stati Uniti, aveva risposto Trump, è un tipo molto stupido. Una crisi che pesa anche nella scelta del nuovo premier britannico dopo l'addio della May, con una difesa d'ufficio di Darroch da parte di tutti i candidati, tranne che Boris Johnson, accusato per questo di essere troppo vicino a Trump e dunque un traditore del Regno Unito. Torniamo in Italia, ancora in fuga ed è armato l'uomo che ieri sera ha ucciso l'ex moglie dalla quale si era separato in un locale di Savona, ha ferito lievemente anche 3 persone, tra cui una bambina. Gli inquirenti poco fa hanno diffuso la foto dell'uomo pluripregiudicato e aveva una condanna per stalking. Una notte di sangue a Savona nello stabilimento balneare Acquario, dove era in corso una serata di karaoke. Sono le 22.30, quando Domenico Massari, 54 anni, arrivando dalla spiaggia, entra nel locale armato di pistola, punta diritto all'ex moglie che sta cantando e le urla. «Ti ricordi di me?» Prima di esplodere 5 colpi. Deborah Ballesio, 39 anni, cantante ed animatrice, muore sul colpo, ma nella sparatoria restano ferite altre 3 persone. Una donna di 55 anni viene colpita da un proiettile ad una gamba, mentre una ragazza ed una bimba vengono ferite di striscio. Nel locale è il caos. L'assassino, sempre con la pistola in mano, riesce a dileguarsi tra gli avventori in preda al panico e fa perdere le sue tracce. Sul luogo della tragedia arrivano in pochi minuti le forze dell'ordine e le ambulanze per soccorrere i feriti. Immediatamente scatta la caccia all'uomo, con posti di blocco che vengono istituiti non solo nel Savonese, ma nel resto della regione. Non si può escludere che Domenico Massari possa aver tentato la fuga verso la Francia, visto che il confine di Stato dista solo 100 chilometri in autostrada dal luogo del delitto. Scavando nel passato della coppia si può intuire come quello di ieri sera fosse un omicidio annunciato. Tra i 2 ex coniugi c'erano stati infatti seri problemi. Nell'agosto del 2015 Massari, meccanico disoccupato, diede fuoco al locale di lap dance Follia di Altare, nell'entroterra savonese gestito dalla donna. L'episodio era avvenuto dopo una serie di liti e molestie che gli erano costate un processo patteggiato a 3 anni e 2 mesi di carcere per danneggiamenti e stalking ed il divieto di avvicinarsi alla donna. Ancora cronaca, sono 10 le persone, sono tutti giovani che hanno perso la vita in diversi incidenti stradali nella notte scorsa in Veneto, a Jesolo. 5 ragazzi tra i 22 e i 23 anni sono morti in 2 incidenti. In entrambi i casi le auto sono finite fuori strada in un canale. In Romagna 4 giovani all'alba sono morti vicino a Cesena, il più piccolo aveva 14 anni. E ancora un incidente sull'autostrada Genova-Serravalle, dove un 28enne è rimasto ucciso, 2 compagni di viaggio sono gravi. Dobbiamo anche aggiornarvi sulla storia in provincia di Ragusa, a Vittoria, dei 2 cuginetti investiti dalle fuoristrada, dal SUV. Questa mattina è morto anche il bambino di 12 anni a cui erano state amputate le gambe. La notizia arriva nel giorno dei funerali dell'altro cugino, Alessio, di 11 anni, che era morto sul colpo. Lascerò Vittoria, ha detto il padre di Alessio, dopo questa tragedia non riesco più a vivere in questa città. E adesso siamo alla pagina sportiva, il giorno dopo la conferenza stampa dell'allenatore del Bologna, Mialovic, nella quale ha annunciato di essere malato di leucemia. Il calcio riprende dalle trattative di mercato. In primo piano le vicende che riguardano anche il Napoli. Il mondo del calcio si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic, condividendone il difficile momento, tutti uniti sotto la bandiera della solidarietà verso un collega che da martedì inizierà la sua battaglia contro la leucemia, ma che continuerà comunque ad allenare il suo Bologna. Ma sono sempre le trattative del mercato a tenere banco e così, tra sogni ed illusioni, giunge anche qualche inatteso imprevisto. È il caso del Napoli, che ha steccato la sua prima uscita ufficiale perdendo 2-1 col Benevento formazioni di B. Alla bella rete di Caillerot
ha replicato sempre nel primo tempo coda grazie allo svarione difensivo di Maksimovic, mentre all'89esimo è stato lo sloveno Vokic a realizzare il gol vittoria per i Sanniti. Ma i veri problemi del presidente De Laurentiis sono altri. Dalla Spagna il quotidiano sportivo Marca riporta la notizia secondo cui James Rodriguez avrebbe cambiato idea e dopo un colloquio col Cholo Simeone si sarebbe promesso all'Atletico Madrid. Una bomba in attesa che potrebbe far saltare la delicata trattativa. Un aiuto indiretto al Napoli potrebbe darlo però il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che dopo aver già ceduto Marcos Llorente agli acerrimi concittadini rivali, considera l'eventuale cessione del colombiano un duro colpo mediatico al club, che scatenerebbe anche la probabile collera della tifoseria merengues. Umori diametralmente opposti in casa Juve, il bagno di folla di ieri con la star Cristiano Ronaldo ad alzare al massimo il picco dell'euforia e il giusto viatico verso la tanto sospirata fumata bianca riguardante l'arrivo, previsto in giornata, di Matthias de Ligt, settimo giocatore olandese nella storia del club bianconero. E torna prepotentemente alla ribalta anche il nome di Nicolò Zaniolo. La dura reprimenda ufficiale del DS romanista Petrachi ha lasciato il segno facendo presagire una possibile cessione. La Juve può mettere sul piatto della bilancia Gonzalo Higuaín, non prima di aver scavalcato la seria concorrenza del Tottenham, che inserirebbe quale parziale contropartita Alderweireld. Il trentenne difensore belga riempirebbe così la casella lasciata vuota da Manolas. In casa Inter il definitivo isolamento in cui è stato confinato Mauro Icardi potrebbe causare strascichi deleteri riguardo la trattativa che porta al belga Lukaku. Le due vicende sembrano legate a doppio filo ed un eventuale irrigidimento dell'argentino ne complicherebbe l'eventuale cessione con riflessi negativi per lo sbarco a Milano del gigante belga di proprietà del Manchester United. Importante appuntamento con il torneo di Wimbledon di tennis. Nel femminile il titolo è andato ieri alla romena Simona Halep, che ha travolto la campionessa americana Serena Williams in appena 56 minuti, ma tra poco va in scena la super sfida tra Federer e Djokovic. È il suo grande giorno. Roger Federer tra meno di un'ora può scrivere un'altra grande pagina di una carriera incredibile, alzando per la nona volta la Coppa di Wimbledon, diventando a 37 anni e 340 giorni il più vecchio vincitore di sempre di uno slam nell'era Open. Ma dall'altra parte della rete ci sarà l'avversario più duro, il numero uno al mondo, Novak Djokovic. Sarà l'incontro numero 47 tra i due, con il serbo in leggero vantaggio 25-22. Ma non è una questione di numeri, è molto altro. La grandezza di Roger Federer è sempre stata questa, saper arrivare al cuore della gente, andando oltre il cemento armato delle statistiche e delle vittorie. Il suo tennis non è mai stato una questione di tifo, ma di bellezza ed eleganza che lo accompagna fin da quando entra in campo e saluta. La prima volta che vinse qui a Wimbledon, pensate, era il 2003. Praticamente un'altra epoca, è cambiato il mondo, è cambiato anche lui. Una nuova serenità ha coperto il ruggito interiore che da adolescente aveva messo a rischio la sua carriera per le intemperanze che produceva. Anche il suo tennis è più completo, ma lo è anche quello di Djokovic, che a maggio scorso ha compiuto 32 anni. È stato lo stesso Federer a riconoscerlo: nessuno è più solido e forte di Nole, il suo rovescio fa male. Il tennis di Roger ti toglie il tempo, la replica di Djokovic. Più volte sono stati dati per finiti, entrambi, come del resto Rafa Nadal. Il viale del tramonto, raccontammo tutti, frasi fatte che valgono per chiunque ma non sembrano valere per loro. Comunque vada, oggi sarà il 15° Wimbledon degli ultimi 17 anni a essere vinto da uno dei tre. Storia diversa invece nel singolo femminile, dove a trionfare è stata Simona Halep, la prima rumena a vincere Wimbledon. Ha battuto Serena Williams in una partita mai in discussione, finita con un doppio 6-2. Era il mio sogno da bambina vincere qui, ha detto l'Halep, campionessa umile che ebbe il primo momento di celebrità non voluto quando decise di ridursi il seno nel 2009 perché le impediva i movimenti. È stato il mio sacrificio più grande, ma se non lo avessi fatto non avrei mai vinto Wimbledon. Un pomeriggio sportivo fitto di eventi, perché tra circa un'ora sulla pista di Silverstone prenderà il via il Gran Premio di Inghilterra di Formula 1. Ieri nelle qualifiche l'idolo di casa Hamilton ha fallito la conquista della quinta pole position consecutiva sul tracciato inglese. Il compagno di colori della Mercedes Bottas lo ha infatti superato per soli 6 millesimi di secondo. Leclerc partirà con la Ferrari in seconda fila, avendo fatto registrare il terzo tempo. Al suo fianco ci sarà la Red Bull di Verstappen.
Soltanto sesto, in terza fila accanto all'altra Red Bull di Gasly, l'altro ferrarista Vettel, che ha confermato di non attraversare un momento particolarmente positivo. E per il momento è tutto, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, vi aspettiamo con eventuali aggiornamenti, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, non ci sono aggiornamenti di rilievo, mi fermo qua, grazie per averci seguito, buona giornata e buona domenica a tutti voi.